ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Adesso è ufficiale ed è anche un po' clamoroso per quanto mi riguarda. È un azzardo folle, ma è un azzardo che può pagare. Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione. E questo, ragazzi, non è un traghettatore, perché la stagione è finita, la Juventus non deve fare più nulla. Quindi se tu annunci il nome o devi anche non annunciarlo, non hai detto Pirlo gestisce gli allenamenti. Pirlo sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione. E sono veramente curioso di vedere quello che può fare Andrea Pirlo da allenatore della Juventus. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale. Mi raccomando, qualora non l'aveste già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace, perché raga è importante che vi iscriviate per supportare questo progetto, perché siamo quasi a 400.000. Ma vi ricordo che ho anche un secondo canale che si chiama Sequel Calcio 2.0, eccolo qua, dove ogni giorno carico due video diciamo grado più o meno simile a quelli del primo canale. Quindi mi raccomando, seguitemi anche là, perché è importante, e perché è importante che mi supportiate. Detto questo, torniamo a parlare di Andrea Pirlo. Torniamo a parlare di Andrea Pirlo, torniamo a parlare della Juventus, torniamo a parlare della scelta che fa la Juventus, perché l'esonero di Sarri, che secondo me non sarebbe arrivato e poi effettivamente è arrivato, era un esonero che ci poteva stare, era un esonero comunque abbastanza telefonato. Io mi mettevo un po' nell'ottica della Juventus, dicevo magari la Juventus vuole concedere ulteriore tempo al tecnico ex Napoli, ex Chelsea, e quindi magari lo riconfermerà, anche se poi non è mai scoccata la scintilla con i tifosi, con i giocatori, con il club eccetera, però magari lo riconfermeranno. Non l'hanno riconfermato, l'esonero comunque ci stava e non ci stana, perché comunque ha fatto tanto male, tanto male, perché comunque poteva fare molto di più, perché comunque in Champions è uscito agli ottavi di finale contro una squadra super abbordabile, perché comunque in campionato ha vinto proprio con un limite proprio minimo, perché in Coppa Italia ha perso, perché in Supercoppa ha perso, perché la stagione di Sarri non è stata a livello di quella che ci si aspettava fosse. Dall'altra parte però arriva Andrea Pirlo. Ora, io mi aspettavo qualunque cosa, ma non mi aspettavo Andrea Pirlo. Uno, perché era stato appena annunciato come tecnico Under 23, e proprio per questo io dico no, ma santo Dio, ma se Sarri era così tanto sulla graticola e tu avevi l'intenzione di prendere Pirlo, non lo annunci come tecnico Under 23 due giorni prima di renderlo tecnico della prima squadra. Aspetti, vedi come va Sarri, poi lo fai fuori. Io credo che la Juventus, società, minimamente pensasse ci fosse l'ipotesi di un'eliminazione della Juventus per causa del Lione. Io credo che la Juventus pensasse, vabbè, il Lione lo superiamo, poi vediamo Sarri come va, perché altrimenti tu non nomini Pirlo mister dell'Under 23 e dopo due giorni lo nomini mister della squadra maggiore, della prima squadra. Quindi secondo me questo non era assolutamente un piano B della Juventus. La Juventus non aveva un piano B. Si vede che Agnelli era incazzato nero dopo l'eliminazione, doveva far fuori qualcuno, ha fatto fuori Sarri, come giusto che sia, e è andato a riprovare con Pirlo. Non me l'aspettavo perché, uno, perché appunto ve l'ho appena detto, due, perché la Juventus solitamente punta su allenatori preparati. Vi faccio un esempio: Sarri arriva alla Juventus quando ha già fatto molto con il Napoli, ha già fatto molto con l'Empoli, ha vinto l'Europa League con il Chelsea. Allegri arriva quando ha già vinto il campionato con il Milan. Conte arriva quando ha già fatto tanta gavetta. Ma lo stesso Deschamps, hanno preso Deschamps, ragazzi, per provare ad andare dalla Serie B alla Serie A. Cioè, è un lusso Deschamps per andare dalla Serie B. Poi c'è diventato vincendo con il Marsiglia, vincendo con la Francia, eccetera. Però capite bene che comunque prese Ranieri quando fece tanto bene, provò a rilanciarsi con Ranieri in Serie A. La Juventus ha sempre puntato su allenatori che comunque la gavetta l'avevano fatta, anche un minimo, ma la gavetta l'avevano fatta. Proprio per questo non mi aspettavo l'arrivo di Pirlo, ma aspettavo anche il nomone, magari, che ne so, magari Klopp avrebbe voluto cambiare squadra perché dice ho vinto tutto, che cazzo rimanga a fa, magari, oppure semplicemente un Simone Inzaghi, anche se poi Simone Inzaghi sinceramente secondo me non sarebbe andato alla Juventus, perché lasciare la strada vecchia per quella nuova, sei quello che lasci, non sei quello che trovi, e Simone Inzaghi alla Lazio sta come un pascià, sta come un re. Andare alla Juventus in questo momento è veramente un rischio. Perché? Perché se vinci il campionato comunque te cacciano. Quindi che cosa ci vai a fare la Juventus? Risolto questo arcano, la Juventus decide di puntare su Andrea Pirlo. Perché la Juventus decide di puntare su Andrea Pirlo? Probabilmente perché ha guardato il modello Real Madrid, perché ha guardato il modello Barcellona, ovvero dei modelli in cui l'allenatore è in punta di piedi, tatticamente preparato, sa dialogare con i campioni perché è un campione e riesce a lasciare spazio di agire e lasciare spazio alle prime donne di quella squadra, ai giocatori che vogliono sentirsi coccolati, che sono un po' magari il Cristiano Ronaldo di turno, che sono un po' magari il Bonucci, il Chiellini di turno, che sono un po' magari il De Ligt di turno, Dybala,
vogliono sentirsi coccolati e non vogliono che l'attenzione vada tutta sul mister, ok? Tipo il Liverpool è una squadra che lavora tutta per il mister, mentre il Real Madrid Zidane, che poi comunque si è costruito una carriera, quindi ora in questo momento non gli si può nemmeno più dire nulla, ha sempre lasciato libertà ai propri senatori, ai vari Sergio Ramos, ai vari Modric, ai vari Cristiano Ronaldo quando Ronaldo era al Real Madrid, quindi Zidane è cresciuto con la squadra. Questo secondo me è quello che vuole fare esattamente la Juventus con Andrea Pirlo. Si è stufato di allenatori che fanno colpi di reni, di allenatori che si lamentano, di allenatori che vogliono essere al centro dell'attenzione. Prende Andrea Pirlo, tatticamente Andrea Pirlo è preparato, perché ragazzi non sarà preparato a livello di gavetta, ma ha fatto il corso di Coverciano. Vi dirò, non stiamo parlando di un giocatore che dice vabbè, ma ti pare che cazzo ne so, Luca Toni non sa insegnare agli attaccanti come si segna? Quello è diverso, perché magari quello lì c'è il killer instinct e la butti dentro. Però quando parli invece di un giocatore che magari fa il regista in campo, gestisce il gioco come Andrea Pirlo, beh, Andrea Pirlo deve capire nel cervello che appunto quel giocatore sta facendo quel movimento e quindi gli dà quel pallone, che quell'altro giocatore si sta portando via il difensore e quindi dà il pallone dall'altra parte. E questa è una cosa che se riesce a farla in campo, addirittura fuori dal campo ti riesce benissimo, ok? Perché dal campo noi non vediamo mai quello che in realtà vedremo da fuori dal campo. Sono incuriosito, mi intriga questa cosa, oggettivamente mi intriga, e mi intriga perché la Juventus prende un rischio, fa un azzardo veramente importante. Io mi aspettavo un allenatore un po' più solido, però è un rischio che ci sta, vi ripeto, Zidane ha vinto tutto, quando era al Madrid Zidane ha vinto ogni cosa possibile e inimmaginabile. E mi fa sorridere parlare di campioni, perché per quanto il Real Madrid possa avere dei campioni, anche la Juventus li ha avuti, li avrà, e comunque non mi sembra che vinca la Champions. Il Bayern non la vince da diverso tempo, ormai la Champions 2012, saranno quasi 10 anni, saranno 7-8 anni che non vince la Champions, eppure i campioni li ha. E paradossalmente il Bayern Monaco ha fatto bene, soprattutto quando ha preso gli allenatori che in punta di piedi non mettevano i bastoni tra le ruote ai migliori calciatori. Quindi è un nuovo modus operandi delle big, perché le big prima c'avevano l'allenatore con due coglioni così, adesso si distinguono in giocatori soldatini che giocano per l'allenatore, un po' come appunto Guardiola, che poi che Guardiola è partito dal niente, però Guardiola ragazzi era un genio, ora non sappiamo Pirlo come sarà, però Guardiola è partito dal niente, e invece Guardiola ha attuato un altro sistema di gioco. Non era Guardiola che lasciava libero Messi, ma era Messi, Xavi, Iniesta, Piqué e tutti quelli che hanno fatto parte del gruppone Neymar, del gruppone Guardiola, ad essere in punta di piedi dei soldatini di Guardiola. Parole anche dette tra l'altro da Zlatan Ibrahimovic, però quella è l'eccezione che conferma la regola. Negli ultimi 10 anni c'è stata questa tendenza delle big a prendere allenatori inesperti che appunto venissero costruiti in casa. Io sinceramente penso di poter dare fiducia ad Andrea Pirlo, oggettivamente mi fa storcere il naso, ma credo che più o meno a tutti voi faccia storcere il naso, perché è un allenatore che deve dimostrare ancora tutto. Però proprio per questo, dovendo dimostrare tutto, perché non provare a dargli fiducia? Sono fiducioso. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Ci avrei visto meglio Buffon, vi dico la verità. Però anche Pirlo, ragazzi, il maestro Pirlo, come fa a non diventare un grande allenatore? Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimo, mi piace qui sotto. Ci vediamo in diretta sulla piattaforma Viola oggi, mi raccomando, alle ore 15 per parlare di Andrea Pirlo in modo un po' più continuo insieme a Gabbo, mi raccomando, andremo a rispondere alle vostre domande, quindi seguiteci, ore 15, orario 15, mettetelo giù, non riesco a parlare, mettetevi la sveglia, mi raccomando, perché andiamo a parlare di Andrea Pirlo. Iscrivetevi al canale, voce alla lala, noi come sempre, ci vediamo al prossimo video.